Buongiorno da Giulio Cainarca a tutti coloro che sono all'ascolto di Radio Padania Libera e bentrovati al nostro appuntamento con Onda Libera. Come detto stamani in rassegna stampa, lo apriamo in collegamento con il professor Paolo Becchi, parliamo del suo articolo di stamani sul quotidiano Libero. Intanto però c'è una prima pagina dell'agenzia ANSA e anche la DN Cronos dominate da un fattaccio di cronaca accaduto a Pavia, nel Pavese. Vivevano grazie alle pensioni delle loro due vittime, madre e figlio, che erano recluse in un garage di 42 metri quadri usato come rimessa di attrezzi. Vivevano in un clima di terrore, sottoposti a continue angherie, secondo i carabinieri, che hanno arrestato a Cozzo, nel Pavese, una coppia di 52 e 37 anni per maltrattamenti in famiglia, sequestro di persona, riduzione in schiavitù, circonvenzione di incapace e abbandono di persona incapace. Indagine coordinata dalla Procura di Pavia, madre e figlio di 78 e 37 anni, l'uomo e un fratellastro di uno degli arrestati sono affetti da disturbi mentali, così l'agenzia ANSA in prima pagina. Però intanto io do il benvenuto e buongiorno, come dicevo, al professor Paolo Becchi. Buongiorno professore. Buongiorno, buongiorno anche a te. Allora, abbiamo letto stamani il tuo articolo in rassegna stampa, il tuo articolo in prima pagina su Libero, che ci porta alle elezioni d'autunno e in prospettiva anche naturalmente alle elezioni politiche, elezioni d'autunno in Sicilia. Intanto vorrei chiederti subito perché tu ritieni, come molti peraltro, che la Sicilia sia così importante e anzi sia un'anticipazione di come andrà il voto a livello nazionale, il voto per le politiche. Perché chi vince in Sicilia vince le politiche, insomma. Ma guarda, non è una mia invenzione, faceva parte della Prima Repubblica, era un detto di Andreotti, quello di dire chi vince in Sicilia e in Trentino vince poi le elezioni politiche. Però al di là di questo, che uno può dire, vabbè, la Prima Repubblica non esiste più, ci siamo dimenticati di come è nato il Movimento 5 Stelle? Di come è nato il successo alle politiche del 2013? Ma io non me lo sono mica dimenticato, il viaggio a nuoto, tutto organizzato perfettamente da quel grande regista che era già Roberto Casaleggio e che vede Beppe Grillo conquistare, andare alla conquista della Sicilia. Ottiene un risultato sorprendente alle elezioni regionali del 2012 e poi praticamente vince le elezioni politiche, perché c'è stato un vincitore delle elezioni politiche, è stato il Movimento 5 Stelle del 2013. Ora si sta cercando di ripetere la stessa cosa. Si torna in Sicilia, si torna in Sicilia. Tu scrivi, insomma, il mito è nato lì e il consenso che ne è derivato, tu dici. Però tu dici anche che bisogna far dimenticare Roma, non sembrerebbe un'impresa facile, anche se i sondaggi continuano a dirci che invece l'impresa è possibile. Ma guarda, i sondaggi sono costruiti ad hoc chiaramente, cioè nel senso che quando il Movimento 5 Stelle controlla ormai gran parte delle televisioni, non solo la 7, ma insomma gran parte dei programmi televisivi sono controllati dal Movimento 5 Stelle, controlla a sinistra. Ma perché Cairo? Ma perché Cairo dà tanto spazio sulle sue reti a Grillo? Perché presume, e non è sbagliato, che il prossimo vincitore sarà Grillo. E allora chiaramente chi colpi già col vincitore. Ecco, il dato di fatto saliente è che a questo punto tu dici: vabbè, la situazione è questa, io devo cercare di vendere i miei programmi. Se chiamo alla sera Di Battista, milioni di persone mi seguono. Se chiamo Renzi, non mi guarda più nessuno, e allora chiamo Di Battista tutti i giorni in televisione. E quindi il dato di fatto saliente è questo. Ma non è una vittoria assicurata. E questo tentativo dei giornali di dire il Movimento 5 Stelle, insomma, ormai non. Il dato di fatto, i cittadini cominciano a percepire che c'è qualcosa che non va, cioè Roma, per quanto l'ondata è ancora quella di dire, no, che insomma è colpa dell'amministrazione, dei ventenni delle amministrazioni precedenti, per risolvere il problema di Roma ci vogliono 2000 anni, però questo che è il refrain quotidiano dei giornali sia di sinistra che di destra, perché questo lo trovi anche se tu leggi Franco Bechis,
è la colpa, non è mica del Movimento 5 Stelle, è la colpa ovviamente è delle giunte precedenti e sì, adesso tutto è e quindi voglio dire, è un atteggiamento che però può cambiare e sta cambiando in peggio, perché quello che gli italiani cominciano a capire, indipendentemente da quello che scrivono i giornalisti e quello che dicono le televisioni, è che questo è un movimento sostanzialmente diretto da una società commerciale di marketing. Cioè, la colpa non è della Raggi, come molto spesso si dice. Lei è un incapace. Questo mi sembra un dato di fatto assodato, ma la colpa di quello che sta succedendo non è della Raggi, la colpa è che non si può pretendere di governare una città come di Roma dagli studi di una società commerciale che si trova a Milano. E questo è un dato di fatto saliente. Lei non può fare niente perché ha le mani legate, contratti di qua, contratti di là, eccetera. Quindi è solo che mentre prima c'era un visionario che aveva delle capacità intellettuali notevolissime, sto parlando di Gianroberto Casaleggio, sì, adesso c'è uno che fa marketing e basta, quindi il vuole guadagnare il figlio, dove è possibile fare, ma sta facendo degli errori dopo l'altro. La responsabilità di Roma non è della Raggi, la responsabilità della Roma è del Casaleggio figlio. Scusate, ma è così. Ascolta, ma è possibile secondo te presso l'elettorato comune, quello delle prossime politiche, far dimenticare Roma? Dipenderà. Se la situazione continua come sta continuando, e non vedo perché dovrebbe cambiare, e sarà molto difficile. Però ecco, il tentativo di Grillo è questo. Ecco. Questa, la giocarsela in Sicilia. No, però tu dici anche Berlusconi l'ha capita benissimo che se la gioca in Sicilia. Berlusconi è chiaro. Cioè, Grillo ha fatto la sua giocata. Grillo lo vedremo. Adesso a settembre a Rimini ci sarà l'incoronazione, la rete, lasciamo perdere queste belinate, ormai non ci crede più nessuno. Insomma, verrà incoronato Di Maio e poi sarà una partita totalmente giocata sulla Sicilia, perché Grillo, immagino, sarà tutti i giorni in Sicilia fino alle elezioni di novembre, e coinvolgerà l'intero movimento. Ci sarà una potenza di fuoco che noi non possiamo neanche immaginare in Sicilia. Perché? Perché Grillo sa che si gioca tutto in Sicilia, e quindi per lui esisterà soltanto quello. Vedremo televisioni, la 7, Cairo, tutto quello. Una potenza totale sarà dispiegato su Grillo. E quindi a questo punto che cosa puoi fare? Qui Berlusconi ha capito, e qui io devo dire, cioè, potrà piacere o non piacere, ma quest'uomo è geniale, ha capito che lì si gioca tutto, e allora a quel punto dice: no, io la partita me la voglio giocare, me la voglio giocare perché so che in Sicilia tu dici sostanzialmente, se non ho capito male, è più facile per Berlusconi giocarsi la partita che non in Liguria o in altre regioni del nord. Ma guarda, in Liguria se l'ha giocata benissimo e l'ha messa. Il problema è questo, che quando lui si mette a giocare bene e fa le cose come si deve, vince. Cioè, teniamo la Liguria, la regione Liguria, era una vittoria scontata del Movimento 5 Stelle nei casini che c'era con il PD, e praticamente Grillo l'ha regalata a Berlusconi, che ha avuto la genialata di porre quella persona lì, Totti, eccetera, di avere l'appoggio della Lega e tutto quanto. La genialata è stata quella. Io ho detto allora l'ultimo canto del cigno, no? Ma il canto del cigno, ma in realtà questo cigno continua a cantare. Il dato di fatto saliente è che questo, e adesso ho capito, come ha capito che la Liguria era fondamentale, la Liguria e poi Genova, così ha capito che è fondamentale la Sicilia. Chi vince in Sicilia vince le prossime elezioni. Ecco, tu scrivi, tra l'altro, se Berlusconi vince in Sicilia prende due piccioni con una fava, cioè da una parte si conferma leader del centrodestra e mette all'angolo Salvini, e dall'altra appunto ipoteca la vittoria alle politiche. Che partita può giocare Salvini a questo punto? Perché tu concludi il tuo articolo dicendo la prossima mossa tocca a Salvini. Tu come la vedi? Io cosa vuoi? Cioè, io l'ho detto, il nodo di Gordio, perché la situazione si trova di fronte a un dilemma. Cioè, è un dilemma molto grosso. Perché?
ma non è tanto l'alleanza con Berlusconi, perché è questa è nella natura delle cose, è possibilissima a livello nazionale. Il problema grosso è Alfano, cioè non è tanto il problema Berlusconi, il problema è che Alfano sembra giocare in questa strategia generale su, a partire dalla Sicilia, un ruolo che non dovrebbe svolgere più all'interno del centro, del cosiddetto centrodestra. Perché? Ma perché non ha senso, è colui che ha spezzato il movimento, che ha spezzato questo, e quindi a questo punto è del tutto evidente che lui dovrebbe naturalmente, anche se si chiama movimento di nuovo centrodestra, andare con questa con la sinistra, come c'è stato per gli ultimi anni, no? Dopo la rottura con Berlusconi. Quindi è questo che mette in difficoltà reale se il candidato fosse un candidato appoggiato anche da Alfano in Sicilia, mette in difficoltà Salvini, perché Salvini, che ha sempre considerato, a mio avviso giustamente, Alfano un traditore, e come fai poi ad andare in televisione a dire sì, adesso ci ho fatto l'accordo insieme perché in Sicilia non c'era altro da fare? Quindi questo diventa sicuramente un problema. Come riuscirà a risolvere il nodo? Questo è il politico che alla fine prende una decisione e taglia il nodo, perché qui c'è poco da fare. Ci sono i puri che dicono vai da solo, voglio vedere se però andando da solo in Sicilia riesce a arrivare almeno al 5% per poter entrare in regione, prima cosa. I risultati di Palermo non mi sembrano così eclatanti. Allora, professore, oggi sul Corriere della Sera c'è un'intervista a Giancarlo Giorgetti, vice segretario della Lega, il quale dice, a proposito di questa questione che hai appena toccato, il messaggio di Salvini è l'esatto contrario di quello di Alfano. Alfano vuole vincere a ogni costo, noi siamo anche disposti a perdere pur di restare coerenti. Berlusconi, visto che c'è una Lega populista forte, vuole organizzare un controbilanciamento, ma con certi alleati poi va a finir male. Il candidato Musumeci, persona stimata, ma se poi saltasse fuori che lo sostengono anche Alfano e Totò Cuffaro, beh, l'alleanza non ce l'ha prescritta il medico, tanti auguri a Musumeci e vediamo come finisce. Che dici? Penso che sia un giudizio del tutto condivisibile l'atteggiamento che ha assunto Giorgetti in questa situazione. C'è da dire però che insomma io su Giorgetti non è quello che proprio in Sicilia ha sponsorizzato Pagano, e Pagano sta facendo adesso un po' tutta questa politica di avvicinamento ad Alfano. Perché, cioè, voglio dire, a me queste dichiarazioni di Giorgetti fanno piacere, ma vorrei sapere, noi con Salvini, Pagano, chi è che ce l'ha messo lì? Non è che ce l'ho messo io lì, eh? Cioè, voglio dire, attenzione, perché è facile adesso fare queste interviste, dopo che però noi con Salvini in Sicilia aveva una certa prospettiva, alcune persone sono state messe da parte e il coordinamento generale è andato a finire a quest'uomo che ne ha girati di tutti i colori, mi pare, tra i diversi colori che ha girato, guarda caso, proprio il nuovo centrodestra. Quindi voglio dire, a me va benissimo questa posizione, ma qual è la situazione attuale di noi con Salvini in Sicilia? Sicilia, stiamo parlando di questo. In ogni caso, io sono d'accordo con questa ipotesi. Secondo me, qualsiasi tipo di alleanza, anche a livello regionale, con una persona che chiaramente si trova di antipodi del discorso che sta facendo la Lega, significherebbe snaturare la Lega, ma si snatura anche lui stesso. E chi è che può andare a votare un Alfano che è stato al governo per quattro anni con il centro-sinistra e che si vuole ripresentare nel centro-destra? Perde di credibilità anche lui. Però quindi, scusami professore, è anche vero che la Sicilia è un po' un mondo a parte, no? Perché ricordiamo tutti i 61 collegi su 61 della mitica vittoria di Berlusconi, se non sbaglio nel 2001, no? E poi dopodiché il volta faccia. Allora, la Sicilia è un po' un mondo a parte, come fa a essere totalmente indicativa di come vanno le cose poi?
Il mondo a parte, però il dato di fatto è che, come ripeto con il discorso che ho cominciato, sì, chi vince in Sicilia ipoteca il futuro. E tra l'altro il futuro qui è un futuro molto immediato, perché le elezioni politiche ci saranno all'inizio del prossimo anno, febbraio, marzo, quando saranno. Però voglio dire, è chiaro che le elezioni adesso, fossero state tra due anni, ti direi, vabbè, pazienza. Ma sono adesso, anticipo, cioè il problema... Allora, visto il disastro... Il problema è che, ripeto, se vince in Sicilia, e c'è la possibilità per farlo, soltanto due forze, o vince il centrodestra, non so come combinato insieme, sì, o vince Grillo. O vince Grillo. E se vince Grillo, fa esattamente, forse ancora meglio, il risultato che aveva già ottenuto nel 2013 dopo aver avuto un risultato eclatante in Sicilia. E teniamo presente un'altra cosa: Cancellieri non è la Raggi. È uno un po' più solido, dici, insomma. È uno più solido della prima guardia, una persona che è un fedelissimo, con una squadra che sarà rigorosamente selezionata, anzi penso che ci sia già completamente la squadra rigorosamente selezionata. Quindi i risultati non saranno quelli della Raggi, ma saranno sicuramente diversi, e questo darà la possibilità di dire: d'accordo, c'è la Raggi, ma guardate anche come cominciamo a governare una regione difficilissima come l'Aria. In quei pochi mesi tra il voto in Sicilia e le politiche c'è spazio per fare questa operazione di comunicazione. Ma è l'operazione che sta facendo Grillo. Grillo non può lasciare la Raggi in questo momento, deve metterci qualcheduno a fianco, certo, per dimostrare che non c'è solo la Raggi, ma c'è Cancellieri. Guardate in che condizioni era la regione Torino non è pervenuta, ne parleremo più tardi tra l'altro con Alberto Morano, che è stato candidato sindaco sconfitto a Torino. Torino non pervenuta, perché Appendino è un po' esile anche lei, diciamo così, no? Proprio così. Poi ha avuto i fatti che sono successi a Torino con quella manifestazione calcistica, Piazza San Carlo. Questo ovviamente mi ha incrinato l'immagine. Cancellieri è una persona che è, ripeto, estremamente fidata, abile, conosciuta sul territorio, eccetera. Se la regione Sicilia parte, e ripeto, rispetto a quello che ha fatto Crocetta, cioè, voglio dire, ci vorrebbe poco a farla partire. E qui la squadra c'è, a differenza del caso precedente della Raggi, e qui a questo momento Grillo punta e dice: guardate, perché non possiamo amministrare l'Italia? Guardate come riusciamo a amministrare la regione siciliana. Ecco perché io sono convinto che da settembre in poi noi vedremo Grillo da tutte le parti, in tutte le televisioni di questo mondo, su tutti i giornali, sul Corriere della Sera, ovviamente, prima di tutto. E Berlusconi l'ha capito. Bene, allora... E si può giocare... Quello che farà Salvini è, secondo me, Salvini a questo punto dovrebbe cercare di far capire che è del tutto innaturale inserire in questo contesto Salvano, Alfano, solo perché ha qualche voto in più in Sicilia, perché ce l'ha soltanto in Sicilia i voti Alfano. A questo punto perché non tentare con il centro-destra tradizionale e andare avanti e giocarsela? Ce la potrebbe fare lo stesso, non è che ha bisogno necessariamente di uno e di Alfano. Beh, così la penso io. Bene, molto chiaro, io ti ringrazio per questo flash. Per questioni esclusivamente di tempo ci dobbiamo salutare, grazie al professor Paolo Becchi, torneremo a sentirci a breve, tra pochissimo. Ciao. Grazie a tutti. Ciao a Paolo Becchi, ciao. Autore dell'articolo di Prima Pagina oggi sul quotidiano Libero, da cui siamo partiti.